Trovate un saluto a voi tutti, editoriale di questo venerdì 11 novembre. Avete già avuto la possibilità di leggere il numero dell'Eco di Acquaviva numero 28, che in maniera eccezionale è stato pubblicato, è stato stampato, è stato distribuito nelle attività commerciali, nelle edicole di Acquaviva delle Fonti, in questo giovedì 10 novembre. Torneremo in edicola domani, sabato 12 novembre, con altre notizie. Sempre più numerosi i vostri consigli, le vostre osservazioni, le vostre mail, leico di Le stesse giungono anche alla redazione di Telemaig, chiocciolibero.it. E anche le vostre immagini, i vostri piccoli filmati ai nostri numeri WhatsApp, certo al nostro numero a cui potete inviare le vostre immagini, i vostri commenti, i vostri filmati che vedete in sovraimpressione. Domani sabato approfondiremo alcuni argomenti, in particolare quello che riguarda questo bando dell'Aro Bari 5 dei rifiuti. Abbiamo intervistato l'amministratore unico della Terza puglia delle foglie, vi abbiamo pubblicato a pagina 3 dell'Eco di Acquaviva l'intervista da cui scaturisce evidente il ritardo che c'è stato da parte di chi aveva la responsabilità e il dovere di sottoscrivere un contratto per lo smaltimento della parte umida. Noi dobbiamo essere bravi, noi tutti in quanto cittadini, ad essere informati, per cui oggi avete sentito TelemaiG, sentite altri, oggi avete letto l'Eco, leggete anche altro, ma dovete essere bravi a mettere insieme tutte le informazioni e poi a comprendere, a capire a leggere bene gli articoli perché bisogna poi individuare quella parte di comunicati, quella parte di soggetti che o dice la mezza verità o non dice la verità o dice tutta la verità. Diventa difficile, certo, in un momento in cui la comunicazione va via web, va sui social, va su Facebook, va dappertutto sono ormai superati i metodi tradizionali del Tazebau, del manifesto, e quindi si corre con internet, subito si scrive la notizia su social e spesso, dobbiamo dire, magari si scrive un qualche cosa che è non corrispondente al vero, Per quanto riguarda l'Aro Baric 5 e quindi l'argomento che tanto sta interessando la città di Acquia delle Fonti e gli altri comuni che afferiscono alla stessa Aro Baric 5, si è detto molto, si è parlato di tanto. La verità, sicuramente alla base di tutto, è che gli organi politici e amministrativi sono stati poco trasparenti. Dire che sono stati poco trasparenti non significa che abbiano nascosto le carte, che abbiano stracciato la documentazione, significa che non l'hanno messa a disposizione dei cittadini, degli utenti, dei contribuenti, della stampa. Non è un sindaco, non è un direttore dell'Aro Bari 5, non è un funzionario che devono decidere quali sono gli argomenti e i documenti quindi da pubblicare? Hanno invece il dovere, in maniera trasparente, ecco qui il concetto della trasparenza, di mettere sul tavolo della città del bacino a ribari 5 tutta la documentazione, senza escludere nessun allegato, nessuna carta, nessun provvedimento. Spetta poi ai cittadini andare a leggere tutto quanto o quello che più può interessare. Altrimenti che trasparenza vi sarebbe nel momento in cui già alla fonte vengono negati dei documenti e il cittadino contribuente mai potrà andarli a leggere tutti? In particolare noi vorremmo per esempio che il Comune di Acquia delle Fonti pubblichi l'allegato numero 4. Ecco perché. Si fa riferimento nel contratto all'allegato numero 4 e non siamo riusciti a leggerlo. E quindi anche i giornalisti devono essere messi nelle condizioni di avere le idee chiare, poi ognuno scrive il pezzo come meglio ritiene opportuno, ma deve avere tutti i documenti sul tavolo per poter avere le idee chiare, porre le domande giuste a chi che sia e come si possono porre di giusti interrogativi a se stessi e poi riportarli all'interlocutore, all'intervistato e quindi renderli pubblici attraverso la carta stampata o un'emittente televisiva o un web, una piattaforma web se non si ha tutta la, la documentazione a disposizione e quindi non si hanno già in quanto giornalisti le idee chiare, ma non per colpa di chi scrive, non per colpa di chi fa l'intervista, ma per chi deputato ad essere trasparente. E allora noi vorremmo leggere allegato 4, vorremmo leggere la carta dei servizi, vorremmo che finalmente l'aro Bari 5 diventi trasparente, mettendo sul tavolo dei cittadini contribuenti tutta la documentazione e non come ha fatto per esempio per il centro comunale di raccolta rifiuti, che solamente ieri ha visto il Consiglio comunale approvare un regolamento di funzionamento di una struttura che è stata aperta al pubblico il 2 luglio, Ecco, si aprono i cancelli il 2 luglio e solamente il 10 novembre si approva il regolamento a cui deve far riferimento l'azienda, in cui ci sono scritti i diritti e quindi anche i doveri dei cittadini contribuenti che sono entrati fino al 10 novembre in quel centro senza sapere come si dovessero comportare perché il regolamento non era stato ancora approvato dai nostri signori consiglieri comunali. Ora qualche amico, qualche consigliere comunale, più o meno numerosi o pochi si sentono un po' chiamati in causa e ritengono che si sbagli a diciamo chiamarli in causa mentre invece io sono convinto che ognuno di loro è responsabile e corresponsabile di questa pochezza amministrativa e di questa mancanza di trasparenza perché laddove non arriva il giornalista, laddove non arriva il cittadino contribuente, perché non è compito loro fare trasparenza e quindi certamente non rappresentare le istituzioni, essendo loro i protagonisti devono essere i primi a mettersi nei panni dei cittadini, dei contribuenti, anticipando a loro le soluzioni, le possibilità, la documentazione, cosa che non è stata fatta fino ad oggi in questo comune, parliamo di questi poco più di tre anni di amministrazione comunale, non è stato mai fatto per nessun argomento come per quello che riguarda la sicurezza stradale. Ora eh, succede l'incidente, è troppo facile per noi parlare e puntare il dito contro un'amministrazione, contro un Presidente del Consiglio Comunale, contro un Consiglio Comunale che non ha sentito la necessità di ritornare in aula per poter esprimere in maniera trasparente ai cittadini che sta amministrando e che li pagano. E hanno deciso che loro amministrassero, pagano l'indennità, certo, l'indennità al sindaco, agli assessori, i gettoni di presenza, la macchina amministrativa del comune è pagata dai cittadini che hanno il diritto di sapere cosa è successo in tema di sicurezza stradale, ancora più ampio sicurezza sociale. E ora allora succedono gli incidenti e non possiamo che leggere la cronaca di questo. Incidente. E quindi altri tre ragazzi di Acquaviva e un ventenne di Gioia, così scri come scrive Emilia Bruci su Acquaviva Live, sono stati coinvolti in questo incidente. Ora, indipendentemente dalle modalità, dalle responsabilità che a noi interessano poco per il giornalismo che facciamo, che non è quello della cronaca, alla base di tutto c'è la mancanza di di sensibilità da parte di questo Consiglio comunale, di questa amministrazione comunale, tutti quanti, nessuno escluso, perché nel momento in cui c'è un'associazione a tutela dei consumatori e degli utenti della strada, Codacons che li sollecita a ritornare in Consiglio comunale per parlare di questo argomento e non lo si fa e nulla si è fatto fino ad oggi per rendere le strade più sicure. Ma vogliamo parlare delle strade provinciali? Allora, l'incidente è avvenuto alle porte di Acquaviva delle Fonti, su una strada provinciale, la numero 82. Vogliamo farci una passeggiata io direi con i responsabili, i gloriosi responsabili della provincia di Bari. Gloriosi, certo, perché ognuno nella sua gloria... Della sua, del suo modo di operare è glorioso e lo vorremmo vedere sul campo a controllare insieme a loro ogni singolo metro di quella strada provinciale, a iniziare dalla nostra bella circonvalazione e verificare se la cartellonistica stradale, se tutto quanto prevede il codice della strada e la sicurezza stradale è stato fatto su queste strade provinciali. Io, senza ombra di smentite, vi posso dire che non è stato fatto. E quindi se le strade sono poco sicure è colpa principalmente dell'ente che è proprietario di quella strada, che poi si può dire si andava di corsa, che poi si può dire le gomme erano dure, non erano morbide, che poi si può dire quello non si è accorto e giocava al cellulare e che poi si può dire di tutto di più. Agli utenti della strada, questo non frega niente perché altrimenti potremmo risolvere il problema non uscendo più di casa, non andando più in macchina, non camminando più. Ci stiamo a casa così abbiamo la certezza che non succede più nessun incidente, ci barrichiamo in casa. Non è questo il principio, il principio è che il proprietario della strada deve renderla sicura e rispondente al codice della strada e alle norme sulla sicurezza stradale. E per quanto riguarda le strade provinciali, la SP82, la SP50, la SP127 che porta all'ospedale Miulli, certo non quel tratto che è chiuso al traffico, alla viabilità, ma quello aperto, è la stessa strada che porta ad Acquaviva a Cassano delle Murge, quindi tutte queste strade non rispondono a quello che è previsto dal codice della strada e in particolare sono nella maggior parte dissestate e pericolose. Qualcuno ritornerà a dire, ma bisogna andare a 30 km orari, e bisogna andare a 50, e bisogna andare a 70, ma prima di dire tutto questo, vogliamo rendere la strada cara provincia, città metropolitana di Bari, le nostre strade sicure? Ci volete fare un asfalto che sia drenante? Chi decide se l'asfalto deve costare un mille euro in meno in più? Chi decide qual è la strada dove, essere, dove deve essere drenante? Chi decide che bisogna tagliare un po' di erbaccia che a un incrocio mi toglie la visuale? Cari illustri funzionari e rappresentanti della città metropolitana, che evidentemente non avete mai fatto una passeggiata su queste strade, Certo, noi ci auguriamo che lo facciano i magistrati, perché se qualche magistrato si trova a fare qualche, qualche strada del genere farebbe bene, noi li inviteremmo veramente ad aprire qualche fascicoletto, perché ci faremmo due risate con questi soggetti proprietari della strada provinciale, di come sono assenti, ingiustificati, nel momento in cui c'è addirittura un'ispezione di un organo esterno all'ente e a chi fa la denuncia che rileva che c'è un problema e ad oggi, dopo mesi e mesi, la provincia e il comune di Aqueda le fonti nulla hanno fatto per mettere in sicurezza quel tratto in cui gli ispettori hanno già verbalizzato il da farsi. E allora non si può rimanere inermi, come la stessa cosa fa per quanto riguarda i risparmiatori della Banca Popolare di Bari. C'è l'ira di migliaia di risparmiatori, di piccoli risparmiatori, che gridano vendetta per i soldi che vorrebbero indietro di quelle loro azioni che sono andate in fumo. E quindi è nato il Comitato per la tutela degli azionisti che punta a raccogliere oltre 10.000 iscritti degli oltre 69.000 che ora non possono riavere i soldi indietro a causa del mercato interno alla banca completamente bloccato da mesi. Un bell'articolo di Antonello Cassano del collega Cassano mette in luce tutti gli aspetti legati alla vicenda. Dallo stesso tempo vi ricordo che le associazioni dei consumatori Adusbef, Codacons, Codici, Confconsumatori ed Unione Nazionale Consumatori hanno costituito un comitato per la tutela degli azionisti della Banca Popolare di Bari. Il comitato avrà il fine di tutelare specificatamente gli interessi dei risparmiatori coinvolti attraverso una molteplicità di azioni, alcune delle quali sono descritte in questa maniera. Chiedere e costituire un tavolo di conciliazione per negoziare accordi finalizzati a cercare soluzioni per risarcire i danni che i soci stanno subendo, costituire un gruppo numeroso per coordinarsi e contare di più nelle assemblee. È utile poter essere tanti perché, ad esempio, alcuni diritti possono essere esercitati solo se si raggiunge un numero minimo. Verificare il valore effettivo delle azioni, sia ad oggi e sia nel passato. Verificare l'esistenza di investitori interessati ad acquisire una partecipazione rilevante all'interno della banca acquisendo le quote sociali degli azionisti componenti del Comitato, che siano ovviamente disponibili, verificare l'esercizio di possibili azioni di responsabilità in tutte le sedi contro gli amministratori e la banca. Presidente del Consiglio è stato nominato il Presidente di Codici Puglia, Canio Trione, che ringraziamo per questa sua sensibilità, perché dovrà lavorare parecchio e no, chi si prende la responsabilità di rappresentare anche le altre associazioni è, è grossa la responsabilità perché ha sulle spalle quest, gli interessi, i diritti di migliaia di risparmiatori che vedono in lui, quindi in eh, Caneo Trione, quella persona che li aiuterà a risolvere i problemi perché è stato nominato da tutte queste associazioni che ne fanno parte di questo comitato. L'obiettivo è quello di creare una casa comune degli azionisti della banca popolare di Bari al fine di tutelare in forma collettiva ed individuale con alto grado di competenza tecnica i diritti dei soci nell'interesse di tutti i risparmiatori coinvolti dell'economia locale e della sostenibilità finanziaria ed economica della banca. Tutti gli interessati possono rivolgersi presso le sedi CODACONS e quindi anche quella di Acquaviva delle Fonti che è aperta il sabato dalle 9 alle 10. C'è un sito nazionale ci sono gli indirizzi, le mail delle sedi sia regionale, sia della sede regionale, che provinciali, che locali, avete tutta la possibilità per poter contattare queste diverse sedi e far valere i vostri diritti, quantomeno potete consultare gli sportelli della Codacons, delle varie città per informarvi su cosa intende fare questo Comitato, come potervi aderire. Ringrazio voi tutti di aver ascoltato nuovamente questo editoriale, di essere sintonizzati con l'emittente televisiva Telemaig, con questo appuntamento che noi vorremmo ancora più valorizzare dalla settimana prossima, con delle novità che è inutile svelarvi oggigiorno, ne riparleremo lunedì ma soprattutto continuate a scrivere e ad inviare le mail all'eco di chiocciolibero.it per quanto riguarda il settimanale più letto, più diffuso, il primo di Acquaviva delle Fonti, senza ombra di dubbio, gratuito, distribuito nelle, vostre atti nelle attività commerciali della vostra città, Acquaviva delle Fonti. Per quanto riguarda Telemaic, chiocciolibero.it, il numero telefonico in sovraimpressione, più voi scrivete e più ci fate un favore, ma non nel lavoro che dobbiamo eseguire, ma nella coscienza, perché saremmo ancora più sicuri che gli argomenti che stiamo portando all'attenzione sia dei lettori dell'eco che dei telespettatori sono quelli che realmente interessano il territorio. Il territorio è formato da voi, non da Telemaik, non dall'eco di Acquaviva, non dai nostri politici. Il territorio è vostro e fate valere le vostre ragioni, il vostro diritto anche di telespettatori, inviando a Telemaik le osservazioni. Più ne invierete e più sarà il programma che rappresenta gli interessi del territorio. Scevro da condizionamento del direttore responsabile per esempio, che potrebbe vedere tutto nero, tutto rosso e tutto verde, mandateci anche voi un po' di coloretti, di colorini o coloracci, chiamiamoli come vogliamo, affinché ogni punto delle nostre trasmissioni televisive, ogni angoletto delle nostre trasmissioni televisive, ogni articolo dell'Eco di Acquaviva possa fedelmente rappresentare il territorio e parlare realmente di quegli argomenti che interessano la crescita socioculturale della propria città. Questo interessa a Telemaig, questo interessa alla redazione dell'ECO e di Telemaig, questo interessa al direttore responsabile, a questa squadra che oggigiorno fa i salti mortali per entrare educatamente, speriamo, di non mancarvi mai di rispetto e se lo facciamo scriveteci una bella mail, tirateci le orecchie nelle vostre abitazioni. Grazie a voi tutti del sostegno che ci date sintonizzandovi sul programma 97 di Telemaic.